Ritmi sempre più pesanti e condizioni di sicurezza non sempre appropriate. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza raggruppati nella CGIL di Modena si sono dati appuntamento per l'assemblea annuale di tutti i settori produttivi, pubblici e privati. Sono tanti i cambiamenti strutturali che sono avvenuti all'interno delle realtà lavorative in questi ultimi 8 anni di crisi economica, non di rado a discapito delle condizioni di lavoro. I dati INAIL evidenziano che gli infortuni e le malattie professionali sono diminuiti, ma sempre più spesso non vengono denunciati per timore di perdere il lavoro, dicono i sindacalisti. C'è un po' di ripresa, nel senso che le imprese dopo 8 anni, quelle che ancora oggi ci sono, è indubbio che hanno modificato loro stesse. Abbiamo perso tanti posti di lavoro nel corso di questi anni, quindi è tutto in proporzione. C'è un calo di infortuni legato sostanzialmente a 2 fattori. È meno la platea che si può infortunare e di conseguenza c'è un calo per effetto di questo e c'è sempre più paura di denunciare l'infortunio perché le forme di lavoro precarie soprattutto, ma ormai senza l'articolo 18 anche un assunto a tempo indeterminato è un precario, il rischio è molto alto. Aumentano precarietà e ricorso ai voucher, diminuiscono i posti di lavoro e aumenta la ricattabilità per effetto della crisi. La crisi ha portato soprattutto alla terziarizzazione del lavoro, che ha portato a una destrutturazione dei diritti del lavoro, che hanno portato i lavoratori ad essere vittime degli aumenti dei ritmi di lavoro e dell'abbassamento dei costi del lavoro che hanno comportato poi tutto quello che sta succedendo, vuol dire aumento di malattie professionali e sfruttamento del lavoro.